probabilmente non si riflette a fondo sul fatto che esistono due chiese cristiane importanti che si trasmettono dall'antichità, dalla nascita. Occorre dire che a Roma esistono ancora e tuttora una serie di chiese in cui di basiliche in cui si recitano e si tengono messe cantate anche quasi sempre secondo il rito ortodosso, e guarda caso sono le due fra le più antiche basiliche che esistono nel Foro Romano. Ora, cioè quella a cui abbiamo assistito, siamo andati più di una volta anche a sentire dei concerti pomeridiani. Ah sì, quella è Santa Maria in Cosmedin. Esattamente, in Cosmedin, con ovviamente una piccola dentellato, la bocca della verità, che è la bocca della verità. Lì c'è l'antico chiusino dell'epoca costantiniano, giù di lì, dove appunto la gente va mettendo la mano con diciamo l'ipotesi di essere morsi se uno dice le cazzate. In realtà è un chiusino della clavica massima, dietro gli tagliava le dita. No, ma la croaca massima passa proprio lì dietro. Esattamente. Quindi probabilmente è uno dei chiusini della croaca massima. Non a caso sta sotto l'amministrazione comunale, più croaca massima di così, dove la trovo? No, ma le antiche gestioni facevano le cose bene per la cittadinanza. Nerone ha bruciato Roma per farla in muratura, in cemento, calcio e cemento, quel e travertino. Quel po' di responsabilità che lui ha avuto, il resto ci hanno pensato gli speculatori, certo, che conosciamo molto bene. Certo. Quindi quando uno mi racconta della chiesa di Roma, io penso a quella, perché quella è quella originale e che non è cambiata mai, non è che cambiano il Paternostro oppure la Madonna diventa scesa in cielo, o sì o no, un po' sì, un po' no, un po' fino al 1950 si sapeva se era scesa o non ascesa. E quindi loro invece hanno detto no, è una donna con tutti i crismi e le virtù e le grandi vizi di una donna. Ed è vero, ed è lì la concretezza del messaggio che può rimandarti anche nei secoli la propria imperturbabilità, sì, inattaccabilità. Infatti, non a caso si riallaccia appunto al concetto di mater matuta. Bravo, e di epoca romana è ancora precedente. Fresca, certo. Cioè, ricordiamo, mater matuta era già onorata nell'epoca del bronzo, in giro per tutto il Mediterraneo. Le immagini della Madonna sono rifacimenti delle immagini di mater matuta. E di Iside. Cioè la madre delle madri. Sì, e lei è di Iside. È la stessa cosa, concettualmente. La donna acquista la sua valorizzazione con la nascita del figlio. E vedi caso, mi dispiace per loro, ma in effetti non so fino a che la Chiesa continuerà su una certa linea, perché mi aspetto che la Chiesa crolli su se stessa. Succube della cultura LGBT, è probabile che creerà una nuova Madonna con due davanti. Due cassi, un ermafrodita. Esatto, ma con un Cristo ermafrodito che sta lì a mostrare le sue bellezze. Ripetiamo. Io ho conosciuto un ermafrodito, E anch'io l'ho conosciuto. A 40 anni si è suicidato, poveraccio. Era più femminile che sì, maschile. Io me lo ricordo benissimo. Era uno che abitava da queste parti. Quella che conoscevo io era... abitava più o meno dove andiamo noi da Carabinieri, in quella zona lì, e come attività faceva la fotografa. E questo qui che dicono era più femmina che maschio, ma poi si diceva che appunto era una femmina che aveva il pisellino. Sì, infatti. O la fava, come vuoi, a seconda di come la vuoi chiamare. Allora, dicevo, non a caso questa chiesa si chiama ortodossa. Perché cosa significa ortodossa? Quella che si lega alla ortodossia. Ortodossia. Cioè la vera, autentica dottrina cristiana.
Ma su queste cose non ci vogliamo soffermare perché diventerebbe un grandissimo casino. Significa cementata, sì. Significa incontrovertibile, cioè praticamente blindata, ecco. Ecco, vabbè, l'idea di blindata è il concetto. Ma no, ma proprio ortodosso, sì. Ossia, è appunto blindatura. La blindatura, vabbè. Ecco. Tant'è vero che noi parliamo appunto di carri armati ortodossi, perché sono carri armati blindati, dove siano blindati non lo so, ma comunque sia, sì. Trapassabili anche da qualche Panzerfaust o bazooka, che dir si voglia. I Panzerfaust erano meglio, perché avevano la cosa cava, sì. Cava. Cioè il proiettile cavo. E quando te sparavano col panzerfausto? Arrivava fino a 5.000 gradi la temperatura, quei poveracci che stavano dentro. E li cuocevano istantaneamente. Peggio che qui, della calura che abbiamo qui. Allora, l'altro ieri 48,8 ha fatto a Catania. La più alta temperatura mai registrata in Europa. Sì, ma magari erano i termometri sballati. Che si erano sballati. Vabbè. A giustificazione ovviamente dei comportamenti di lor signori, perché sappiamo perfettamente, adesso le notizie sono trapelate, che gli incendi, vedi caso, in Puglia non ci sono mai. No, ci sono quelli per bruciare le stoppie, sì, esattamente. Sotto controllo. Esattamente, in Campania non ci sono, e su, ti immagini, nelle Marche, negli Abruzzi, proprio non ci sono, evidentemente... C'è una caratteristica in quei posti per cui chi comanda, e lo sappiamo molto bene, non è lo Stato italiano. Va bene così? A parlare poi della, vogliamo dirlo perché mi viene in mente, della Calabria, che ha il maggior numero in assoluto di guardie forestali. Il tentativo, e adesso sono diventati carabinieri, eh? Appunto, è stato il tentativo dello Stato di controllare le guardie forestali, che le ha fatte diventare carabinieri, ma non serve, non è servito, perché gli incendi ci sono stati lo stesso. Ciò detto, ripetiamo il discorso fondamentale: perché ortodossia? E perché l'ortodossia è caratteristica di una chiesa che è la chiesa orientale, non è quella occidentale. Perché lì c'è una storia. La Maronita? La Maronita. Toffe, fregato. No, la Maronita è quello dei due Marò. Vabbè, no, è vero. Comunque anche loro sono ortodossi. Esattamente. Ricordiamoci che in Abissinia, in Etiopia, sì, in generale, la popolazione è cristiano maronita. Esattamente. E lì è tutto partito, sicuramente è partito tutto dalla Siria. Da cui, vedi caso, è partito anche San Paolo. Si sono sparsi e ciascuno ha dettato legge. Comunque non è questo il discorso che io volevo fare. Mentre è importante, ai fini delle conoscenze geopolitiche, perché lì la geopolitica si è concentrata di nuovo lì. Oggi poi che gli americani sono stati costretti ad andarsene. Il Levante lì fra... Nicea e analoghe, diciamo, sì, situazioni logistiche, è sempre stato un crogiolo di menti, di filosofie, di concetti, di culture. Epicentro del mondo. Epicentro del mondo culturale. Perché? Perché lì era da una parte la tecnologia, la conoscenza greca sul lato nord, esatto, e sul lato sud-est invece quella altrettanto pregnante della cultura egiziana. Allora, per arrivare alla conclusione... La tolemaica, esatto, greco-tolemaica, ecco. Se non ci fosse stato Alessandro Magno e quindi la dinastia dei Tolomei, non ci sarebbe stato il tentativo, che poi alla fine è abortito semplicemente perché Roma si è allarmata del fatto che il rischio di un competitore, competitore, di un contraltare, un competitore che partiva dalla stessa area in cui partivano i cartaginesi. Certo, Annibale. Annibal ad Portas. Esatto. E ce l'hanno sempre avuto. Esattamente. Delenda Cartago e Annibal ad Portas. Esattamente, sempre quello. E a tutt'oggi è lo stesso.
Tant'è vero che cosa è successo? No, noi oggi siamo in questa situazione, fra l'altro, perché non abbiamo rispettato noi che il mare Nostrum è Nostrum, esatto. E che delenda Cartago, perché noi siamo comunque in competizione con gli altri dell'area del Mediterraneo, in particolare quelli del Nord Africa. Ce l'hanno fregato per ovvie ragioni quel controllo tra i francesi. I francesi prima, poi gli inglesi certo. E oggi gli americani. Certo, Malta non sta lì la per caso. Esattamente, la quale non a caso Malta non è stata conquistata secondo il conflitto mondiale. No, aspetta, era uno dei progetti originari, la prima cosa da fare, che è stata, la conquista sì, di Malta. Che e invece non l'hanno mai fatta. Tradito. Non l'hanno mai fatto. Hanno fatto un tentativo. Sì. E i nostri sommergibili, soprattutto la decima massa, si è mossa proprio in quel senso. Poi c'è stato il tradimento e tutto il resto. Questo fatto è molto importante perché voglio invitare i nostri amici a riflettere del fatto che... Quale tradimento? Dillo a loro che se no la cosa non... No, vabbè, il tradimento della corona, certo, la quale era troppo legata... Alla massoneria inglese. Alla massoneria inglese per poter permettere, certo, questo passaggio di supremazia nel Mediterraneo. Certo, certo. E la seconda cosa importante che va detta è che non a caso Costantino ha creato un'altra fonte imperiale, perché oltretutto, visto che non sarebbe stato permesso di crearla ad Alessandria d'Egitto, la doveva fare da qualche altra parte per controllare. E l'ha fatta nel posto ideale che poteva esserci. Tant'è vero che cos'è successo? Costantinopoli è al centro di una situazione regionale bellissima, straordinaria, una posizione strategica. Ancora oggi, certo. Non a caso la Turchia, che non vale un cazzo economicamente, anche se sta crescendo, però strategicamente ha sempre avuto un ruolo, tant'è la battaglia di Costantinopoli del 1915. La battaglia dei Dardanelli. No, di Costantinopoli, non dei Dardanelli. Che ha coinvolto Churchill, sì, che certo, fu degradato, certo, e mandato, certo, a fare il tenente colonnello. Ha preso una legnata lì dai turchi, che però non se l'aspettava mai. Sì, l'ha presa da quello che poi sarebbe diventato Atatürk. È stato un generale geniale. Esattamente. Ha messo sotto scacco il corpo di spedizione anglo-francese, esatto, e l'ha sterminati tutti, ha fatto passare la fantasia. Pur essendo massone. Certo. Allora, dicevamo tutte queste cose perché molto circola ancora attorno a Costantinopoli e attorno a quell'area, non soltanto perché lì si produce petrolio, ma perché è un'area geopoliticamente vasta da cui originano una infinità di eventi religiosi, politici, geostrategici, di tutto e di più. Abbiamo fatto tutte queste considerazioni per arrivare a una strana coincidenza che vi voglio leggere. Qui c'è un articolo. Non a caso l'impero d'Oriente è durato fino al 1453 perché era praticamente impossibile prendere.